Ciao, sono Angela Madonia, sono una cantante, insegnante di canto e vocal coach. Oggi voglio parlarvi della risonanza. Che cos'è la risonanza? E soprattutto che cos'è la risonanza nel canto? Ogni suono si propaga nello spazio e ha bisogno di un mezzo per amplificarsi. Questo mezzo viene appunto definito cassa di risonanza. Basti pensare a una semplice chitarra acustica o classica. Senza il buco che si trova sotto le corde, e quindi la cassa di risonanza dietro, difficilmente si può sentire il suono espandersi. Lo stesso vale per i semplici strumenti elettrici. In quel caso la loro cassa di risonanza diventerà l'amplificatore. Negli strumenti a percussione, ad esempio, non è la pelle che fa da cassa di risonanza. La pelle genera solamente il suono. La cassa di risonanza viene costituita dal corpo sotto, che può essere il legno o in qualsiasi altro materiale, principalmente il legno, e quella funge da cassa di risonanza. Senza quella non si sentirebbe niente. Per la voce, invece, abbiamo le corde vocali che generano il suono, la cavità di risonanza, le cavità di risonanza che adesso vi spiegherò, e si può aumentare e amplificare la risonanza grazie anche a degli ausili esterni. Nel nostro caso, ovviamente, si parla del microfono. Quali sono queste cavità di risonanza? Innanzitutto la faringe, poi c'è la cavità orale, che riguarda la bocca, e le cavità nasali. Cosa succede? La vibrazione delle corde sale e si propaga nella faringe, che è un canale membranoso e muscolare che collega la laringe alla cavità orale. E sale su verso il palato. Quest'ultimo è collegato alle cavità nasali attraverso il velo pendulo, oppure conosciuto come velo palatino, o ancora meglio come palato molle. Se questo palato molle è su, il suono si riverbera nella bocca e sarà più ricco di armonici. Se invece è abbassato, risuonerà nel naso e sarà meno ricco di armonici. Ma oltre a queste cavità di risonanza, abbiamo delle altre cavità che non vengono definite proprio di risonanza, ma di consonanza. Vengono chiamate così perché sono cavità che risuonano in noi, ma non al diretto passaggio dell'aria. E queste possono essere petto, testa e la maschera. L'insieme di queste cavità di risonanza e di consonanza formano il cosiddetto timbro vocale. Se avete delle domande, scrivetemi pure in privato o nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!